Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Sabato 24 novembre 2009, la favola bella. E le cose più belle relativamente alle relazioni amorose si leggono nelle pagine dedicate alla consulenza degli specialisti. E questo per esempio è un allegato al Corriere della Sera odierno, io donna, e vediamo qual è la Edelweiss odierna. La Edelweiss odierna la troviamo nella rubrica Psiche lei, di cui è titolare la psicoanalista Silvia Vegetti Finzi, psicologa clinica e scrittrice. Volevo la favola, vediamo di che si tratta. Allora, c'è una simpatica ragazza, il cui nome è Valeria, ovviamente sarà un nome di fantasia, la quale scrive alla specialista, scrive, non si sa per quale motivo scrive, comunque sentite che cosa scrive. La ragazza, la povera ragazza, una studentessa universitaria. Mi sembrava un sogno trascorrere le vacanze di Natale con Marco, il ragazzo più ambito della facoltà. E già qua si comincia a capire dove si va a parare. Mi sembrava un sogno trascorrere le vacanze di Natale con Marco, il ragazzo più ambito della facoltà. Ma, entrati nella villa dei suoi al mare, nella villa dei suoi al mare, sono subito iniziati i malumori. Lui non faceva nulla, mentre a me toccavano tutte le incombenze domestiche. Io ero lì per studiare, non per fargli da badante. Così me ne sono andata senza salutarlo. Dunque, ora vediamo cosa risponde la nostra simpatica consulente. Benché le donne, ovviamente non leggo tutto, leggo solo qualche frammento significativo, Benché le donne preferiscano abbandonarsi alle lusinghe del sogno d'amore, la relazione tra i sessi è retta da giochi di potere. Capito? Ragazzi e ragazze del grande web, benché le donne preferiscano abbandonarsi alle lusinghe del sogno d'amore, la relazione tra i sessi è retta da giochi di potere. War games, love games, la stessa cosa, in cui intervengono molte variabili in concorrenza tra di loro. La seduzione, parola terribile la seduzione, sedurre, sedurre, portare con sé. Portare con sé è un atto di potere la seduzione. Dunque, terribile invenzione patriarcale la seduzione, sedurre. Infatti è stato detto prima, giochi di potere. La seduzione è una di queste, ma non l'unica, né sempre la decisiva. Allora, però perché? Poi dopo la lettera prosegue, eccetera, 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 ma non si chiede, non spiega la psicoanalista perché mai questo simpatico Marco, il ragazzo più ambito dalla facoltà, questo simpatico Marco, si sia comportato in questo modo con Valeria, cioè nella villa al mare. Marco avrebbe voluto che Valeria facesse come si dice, la casalinga. Non glielo spiega la psicologa non glielo spiega la psicologa a questa povera ragazza che Marco ha ricevuto questo imprinting dalla famiglia monogamica patriarcale d'appartenenza, perché di certo la mamma di Marco, il ragazzo più ambito della facoltà, ha cresciuto Marco come il mio principino, perché le mamme dicono così al maschietto, è il mio principino. E Marco è cresciuto con questo imprinting, anche se era figlio di ricchi, però nella sua famiglia di certo il papà svolgeva funzioni molto elevate. No, e la mamma meno elevate. Già da bambino Marco ha respirato questo imprinting. È stata la sua mamma di certo che
l'imprinting gliel'ha dato più forte. La psicologa non lo spiega qual è il meccanismo, perché Marco si è comportato così. È tutta una ripetizione all'infinito, l'imprinting della famiglia monogamica patriarcale. Ma anche la signorina Valeria, questa simpatica signorina studentessa universitaria che aveva preso di mira il ragazzo più ambito della facoltà, anche questa ci ha avuto l'imprinting della famiglia monogamica patriarcale, perché è dentro la famiglia monogamica patriarcale che si formano le gerarchie, per cui si dà importanza a chi ha più potere, a chi si presenta meglio. Infatti lui cosa voleva, la povera Valeria? Voleva il ragazzo più ambito della facoltà. E beh, è difficile. Poi lo chiamano amore. E lo chiamano amore? La relazione tra i sessi è retta da giochi di potere? Lo dice lei, è così però, dell'universo patriarcale. La relazione tra i sessi è retta da giochi di potere e lo chiamano amore romantico. Lo chiamano amore. Una cosa che è retta da giochi di potere. Lo sanno che è così. Continuano a chiamarlo amore, ma non c'è nessuno spiraglio. Non si dice guarda cara, che il retroterra è quello lì. Siete stati entrambi segnati dall'imprinting delle vostre famiglie e così le vostre famiglie a loro volta erano state segnate dall'imprinting della famiglia precedente e in un gioco senza fine. No, perché per la psicoanalista Silvia Vegetti Finzi, psicologa clinica freudiana, non è mai esistito il matriarcato. L'unico universo esistito a questo mondo per il genere umano è stato quello patriarcale. Esattamente come Freud, il matriarcato non è esistito. Freud non l'ha mai citato il matriarcato, benché ai tempi di Freud ci fosse già una documentazione sterminata sul matriarcato, dal Bachofen ad Engels, l'origine della famiglia, della proprietà privata dello Stato, eccetera, eccetera. No, non esiste. Per cui il male, il tumore, va perpetuato all'infinito. D'accordo? Chiaro? Voleva stare col ragazzo più ambito della facoltà. E lui, Marco, però, voleva che lei svolgesse il suo ruolo subalterno. Subalterno. Perché? E perché? Perché la relazione tra i sessi è retta da giochi di potere. Ma spiegalo, in un universo strutturato in maniera patriarcale. In questo universo strutturato, la relazione tra i sessi è strutturata sulla base di giochi di potere. Va bene, cari amici, e poi lo chiamano amore. Chiaro? Giovani ragazzi e ragazzi del web, chiaro? Chiaro? Sappiatelo. La relazione tra i sessi è retta da giochi di potere. E lo chiamavano amore. Va bene, cari amici, grazie se mi avete ascoltato e tanti saluti da Serafino Massoni.